Salve ragazzi, sono Yata e eccoci di nuovo a Dark Cloud. Ci troviamo al sedicesimo piano, come potete notare, e ho appena caricato la cosa, cioè sono appena entrato nel dungeon, non mi viene la parola, e la schermata riepilogativa diceva che in questo piano ci sono solamente due Atla. Oh, non capisco perché mi sembra vada un po' rilento il gioco. Strano. Ah, è vero, ci si era rotta la prima di tranne. Non che questo dove c'entri qualcosa, però fa sempre comodo avere l'accelerazione volendo. E che bello. Il mio nemico preferito. Morto. Ci ho fatto meno rogne di quante ne temessi io. Allora, Goro, speriamo che stavolta riesci a fare il tutto senza rompere eccessivamente le scatole. Meno male. Detesto il modo in cui hanno fatto la per fare questi passaggi, perché è veramente fastidioso. E Xiao, pensaci tu, dobbiamo riparare apposta le... Perfetto, è morto. E ci ha droppato una delle possibili chiavi dell'area, quindi non ci possiamo lamentare. Torniamo a Tony, apriamo questi due forzieri, quello piccolo e spero quello grande che droppi qualcosa di veramente utile. Chiave baffuta. E in una scala da 1 è inutile, tu sei inutile. Chiave dello scrigno. La trovo leggermente ironica come cosa, ma vabbè. Così è stato. Ecco una delle due Atla che ci mancano, credo, per finire tutta Bracconeria. Che è un'insegna. Uno si aspetterebbe che alla fine trova cose fighe interessanti. Innesimi mimic? No. Benissimo. Sapone. E cristallo magico. Meno male, ho preso la direzione giusta. Ecco qui Halloween e possiamo attaccarlo in maniera un po' più aggressiva, visto che abbiamo la sorgente lì accanto. Troppi qualcosa? Sì, perfetto. 8 Gilda, ora ho visto come si chiamavano, già che ci sto, sfrutto l'occasione per far rifocillare. Ok, il livello di idratazione di tutti quanti e proseguiamo. Ok, ah, tra l'altro ho svuotato dal precedente episodio tutte le cose che ho trovato relativamente inutili dall'inventario, quindi spero non avremo di nuovo il problema dello zaino pieno. Non spero vivamente, perché era una cosa che mi ha almeno seccato parecchio. Credo a voi di più. Pareva che non riuscivo a prendere qualche colpo. Speravo in un drop. Oh, il secondo non l'avevo visto. Ok, ci siamo beccati parecchi danni. Però un po' di pane l'abbiamo, quindi tutto a posto. Ok. Ah, proprio tag team per forza. Vediamo un po'. Andiamo a Tony. Oh, un licantropo. Li chiamo licantropi anche se sono uomini lupo, perché nella mia testa sono sinonimi le cose, però. Che tra l'altro mi se non ci ho fatto molto caso, però credo che diano una quantità di esperienza veramente alta le armi. Ho visto si sta quasi per sta per salire di livello nuovamente la. Muori. Di nuovo quasi il rosso. Ecco qui trovata l'altra Atla del piano. Cosa che significa che. Ah, che è l'ennesima casa, che pensate di averle trovate tutte quelle. Questo significa che praticamente abbiamo già, dal punto di vista dell'Atla, trovato tutto quello che ci serviva. Potremmo tranquillamente andarcene. Ora un'altra strega. Perfetto. E dovrebbe essersi potenziata anche. No. Tutta una cavolata. Qui non dovrebbe esserci nulla, pure perché il cristallo ce l'ha già rivelato. E in teoria anche da quest'altra. Ah no, perché qui abbiamo visto che c'è il portale per puro scopo di completismo. Vado a sconfiggere anche quei nemici, anche se
dal nostro punto di vista, perfettamente inutili, affrontarli o meno. E dopo credo, visto che abbiamo ottenuto tutti quanti i pezzi dell'Atla, che ricostruiremo integralmente Bracconiria. Come nel caso di Dicevo, come nel caso di Nolun, io la costruisco e poi vi faccio vedere come l'ho realizzata. Perché sennò viene un video da un'ora per cercare di accontentare tutti quanti gli abitanti del villaggio. Vediamo un po'. Mappa. E qui abbiamo 3 nemici. Ok, forse qui un po' di formaggio ci fa bene. Abbiamo il forziere. Così male che vada l'ennesima esca. Ok, che se riesco, quanto danno gli posso fare così? Vabbè, pensavo di più. Effettivamente sono veramente tosti i lupi mannari. Ecco, siamo riusciti anche a prendere il danno a buffo. La mannaia si è potenziata comunque, quindi intanto togliamo questi, perché non voglio perderli nella mannaia. E gli diamo un bel forza magica. E spacca. Spacca. Spacca mimetico, dai. Anzi, se abbiamo qualche elemento. Diamogli ulteriore fulmine, visto che è già il suo elemento potenza. Accessori, li ributtiamo dentro tutto. C'è tutto. Le cose sue. Eccoci qui. E di nuovo pronti. La strega dovrebbe essere ancora lì giù, infatti. Punto d'odio. Ecco. Ho fatto l'imbecille e mi sono preso danno. Una andata, credo. È morto in una maniera talmente anonima che ero convinto fosse ancora viva. Dai, muori. Perfetto. Allora, l'arma si sta rompendo. La vita sta in condizioni pietose, però abbiamo finito il piano. A questo punto accelero con la prima di Dran per arrivare velocemente alla fine effettiva del piano. E da lì poi si taglia per la creazione del villaggio. Veloce, 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 vai. Proviamo a indovinare cosa vogliono il gufo saggio questo giro. No, non la fragola, non la castagna, infatti la gemma splendente o luccicante, mi ricordo, lucente, infatti. Perfetto. Andiamo, torna in città temporaneamente. E da qui si taglia. Ok, adesso dobbiamo. Avremo finito il. Si spera. Infatti, come potete vedere, l'analisi del diorama è tutta al 100%. E godiamoci il video del completamento del Bracconiria. Vediamo un po'. Ah, ci ringrazia direttamente lui. Grazie a te una leggera brezza soffia su Bracconiria. Te ne sono grato. Prendi questo, caro. Achiu! Il classico moccio del Trent. Oh, polvere potenziante. Mi aspettavo di meglio, devo essere sincero. È il mio modo di ringraziarti. Questo è un oggetto straordinario, potenza le armi senza limiti. Usala al meglio, caro. Ah, e arriva Goro. Na 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 Goro. Ehi, Jurago, dannazione. Com'è che Yada si è preso la ricompensa e a me non aspetta niente? Non è giusto. Così ci sei arrivato.
Sembra che Goro abbia riacquistato le sue motivazioni. Mi fa piacere. Prendi, accetta questo. Ah, Ecco. Ma un raffreddore. Wow, ascia da battaglia presa. Così abbiamo anche un'arma decente per Goro. Apparteneva a Fudo, il padre di Goro. Custodiscila con cura, ragazzo. Questo è praticamente tutto ciò che potevo fare. Il resto devi farlo da te in un modo o nell'altro. Forza, ragazzo. Ok, ed adesso, a parte raccogliere i forzieri che ho visto qui, infatti, torta di erba, mi lascia un po' perplesso, il cacciatore del cielo, taglieremo per mostrare tutte le varie reazioni degli abitanti del villaggio al completamento delle loro case, quindi da qui taglia in poi. E abbiamo finalmente completato questa casa. Ok, otteniamo. Ok, scaccia piante. Ti sarà utile. Ottimo. Okay. Che stai facendo? Per questo si addobba e muore. Ho il suo modo di pregare. Questa è casa di Pau. Ehi, ecco di qui. Vieni a sederti qui vicino. Finalmente mi posso sistemare, ho sentito dire che è tutto merito tuo. Perché non resti a mangiare e ti preparo qualcosa? Sono proprio sazio. Allora sei riuscito a trovare il villaggio del popolo della luna? No. Capisco. La selva del gufo è molto fitta e non sarà facile trovarlo. Beh, non essere così triste, prenditela con calma, va bene? Ti faccio questo regalo, su con la vita. E otteniamo... un frutto dell'Eden. Ottimo. Buona fortuna e addio. E qui ci stava la grattata. Questa è casa di quello che non riesco a pronunciare il nome. Ehi, sto finendo di fare una cosa, prego, entra pure e accomodati. Kululu, non ti arrampicare, è pericoloso, scendi da lì. Mi dispiace, non lo sapevo che lo volevi mangiare più tardi. Sì, è proprio finito nella mia pancia, non posso farci niente. Sì, oddio. Ehi, Yada, ha mangiato il dolcetto di Kululu. Kululu si è arrabbiata con me, adesso guardala un po'. Beh, mi sembra un po' strano, l'ho mangiato per sbaglio. Per caso ne hai uno, è attorcigliato come una conchiglia, di colore bianco e dal sapore molto dolce. Dovrebbe essere... no, non ce l'ho. Ma probabilmente ce lo darà qualcun altro di loro. Questa è casa di quest'essere leggermente inquietante. Molto inquietante, sì. Vuoi un dolcetto? Sì, grazie. Ecco. Ah, proprio il suo. Fa un po' schifo. Ehi, non ti piacciono le cose smangiucchiate? Ok, va bene. Questa è proprio una delizia. Ecco. Lecca lecca, preso. Che penso sia quello che voleva la bimba di prima. A proposito, se ti trovi a dover portare con te troppi oggetti, vieni a trovarmi. Qui c'è posto per un sacco di roba. Ci vediamo? Ok. Eccoci di nuovo nella casa di Kululu e del fratello. E adesso abbiamo l'oggetto da dargli. Il lecca lecca, che non trovo. Eccolo qui. Ehi, è proprio quello. Kululu, guarda un po'. Te lo do se scendi da lì. Che grazia. Ecco. Ah, proprio così. Ottimo. Oh, grazie mille. Lascia che mi sdebiti con te. Non abbiamo molto da darti, dovrò accontentarti di questo.
foglie da unguento, che non so cosa facciano. Si dice che nell'est fanno dei toccasana con quelle foglie. Vedo che sei in viaggio, portala con te, potrebbe esserti utile. Ok, questa è la casa fungo. Ehi tu, da questa parte, forza! Vieni quassù. Guarda, puoi salire usando quella scala. Speriamo che salga in automatico. Ok, ottimo. Ci volevano gli anni, se no. Che ne pensi? La vista da qui è veramente spettacolare, non trovi? Beh, dai, sì, abbastanza. Sono felicissimo perché la casa è stata ricostruita perfettamente. Devo proprio tutto a te. Veramente non so come ringraziarti. Beh, l'inchino ci sta, dai. Devo restituirti il favore. Vediamo un po'. Ah, giusto, ho proprio quello che fa per te. Tesoro, che c'è? Dove l'ho messo? Ah, l'ho trovato. Minimo è morto. Quella sorride, vabbè. Aia. Poi Minimo. Eccolo qui. Seme di erba lunare. L'ho trovato mentre camminavo per il bosco alla ricerca di funghi giganti. Non cresce mai dove l'ho seminato. Jurako ci ha detto che è una cosa molto buona, ma che c'è soltanto in un luogo speciale nel bosco. Visto che tu vai spesso nel bosco, è possibile che tu riesca a trovare questo luogo speciale. Buona fortuna e addio. Questa invece è casa di Gob. Ah, eccoti qui. Grazie a te è la casa di cui sono così fiero è di nuovo in piedi. Oggi cucinerò per te, sai? Sono un gran cuoco, te ne accorgerai. Sono frutti di mare, una vera rarità. Coraggio, andiamo, ce n'è ancora. Tona sta esplodendo. Cosa? Non ne vuoi più? Devi mangiare molto se vuoi diventare grande. Ehi, aspetta un momento. Tada! Ecco una cosina che potrei portare a casa. Tonno congelato. Ah, un po' troppo grande per un takeaway, eh? I frutti di mare qui sono una vera rarità, buon appetito. Ok, e con lui, credo, che abbiamo finito tutti quanti... Parte di Orama? Sì, abbiamo finito tutti quanti gli edifici da esplorare. Quindi concluderei qui questo episodio, e nel prossimo concluderemo definitivamente questo mondo. Quindi, ragazzi, spero che vi sia piaciuto, e alla prossima. Ciao!